Catena Fiorello, lei non è un volto nuovo a Passaggi, che cosa si prova a ritornare su questo palco? Perché com'è, si torna sempre sul luogo del delitto. È un legame che ormai si è formato, è come se fosse una grande famiglia, e quando il capo famiglia chiama, ovvero Giovanni, io rispondo, perché anche se non ho un libro lo scrivo apposta per quell'anno, perché voglio arrivare a Passaggi Festival. I Cannoli di Marites è il seguito ad un altro libro che narra della rivincita delle donne siciliane. Chi è Marites e che cosa rappresenta? È una ragazza, è un nome insolito per noi, è una ragazza filippina che però vive in Italia da tanti anni, che un giorno bussa alla porta di queste signore che hanno una rosticceria, sono cinque, sono tutte siciliane, lei sta cercando un lavoro e quando la vedono restano un attimo spiazzate, perché dicono: ma una filippina, vuoi che sappia fare cannoli, arancini? E invece questa ragazza dimostrerà che non solo è brava a fare gli arancini ma anche i cannoli, e che è bravissima ad attirare proprio clientela con la sua dolcezza, disponibilità, savoir-faire. Che cosa racconto in definitiva? Che con poco è un'idea imprenditoriale, magari davvero proprio partendo da cose piccole, possiamo raggiungere anche una solidità economica. Queste donne in fondo sono tutte disoccupate e devono trovare insomma qualcosa, si arrabattano qua e là, ma decidono di avviare questa avventura che invece poi decolla, arrivano fino in America. Nel personaggio di Rosa c'è un po' di Catena? C'è in Rosa, c'è tanto in Nunziatina, per l'amore verso le poesie, perché questo libro trabocca di poesie, perché la poesia è in un momento particolare, quasi sin dall'inizio di questo secondo volume, e quello è il collante oltre che il cibo. Oggi noi abbiamo un po' perso questo valore della poesia, che siamo così tanto social, oppure ancora c'è? Allora, posso dirti, arrivando qui a San Costanzo e guardando la bellezza di questo castello, ma poi tutto quello che c'è intorno, mi sono detta: mamma mia, sarebbe il luogo perfetto per girare una serie TV Le Signore di Montepepe. Cioè, è pronto! Chiediamo a questo sindaco che trasformi San Costanzo nel borgo della poesia e dell'incanto, e quindi l'anno prossimo si potrebbe, udite, udite, o voi organizzatori di Passaggi Festival, aprite una sezione dedicata solo alla poesia.